Abbiamo migliaia di droni in attesa di ordini, pronti a partire ad un mio comando. Se i russi o l'SDC provano a giocarci qualche scherzo, segretario Petraeus, le forze armate sono pronte. L'ultimo DEFCON 3 era stato diramato dal segretario Rumsfeld 25 anni fa. Lo so. Quel giorno ero in servizio. Signore? Segretario? La saluta, presidente Basworth. Per tutti coloro che hanno patito, sudato e meditato con me, c'è ancora un nobile intento da compiere. Portate via questo pezzo di merda! Con piacere. Meglio ancora se non parli. Così ci divertiremo di più. Parlerò solo con David Mason. Portatelo qui. Gli dirò tutto. David. Mason, David, identificato. Scansione retina confermata. Fai il possibile. Io sono in plancia. Non sono più un bambino. Ma perché non provi a fare come quella volta? L'opulenza è un peccato che paghiamo tutti. Sei uno stronzo figlio di puttana. Ora basta, giochi di parole. Me l'hanno tolta. Adesso hai capito che significa. Bruciarono il magazzino per l'assicurazione, $11,000, questo era il valore della sua vita. Lei era la mia ragione di vita, e la tua, David, per cosa vivi? Per me? Einstein disse che l'anarchia del capitalismo è l'origine di tutti i mali. Tuo padre e i suoi amici mi hanno tolto Josefina. Adesso tu papà è sta morto, tuo padre è morto, e i suoi? Sono finiti. Sì, l'ascolto, ammiraglio. Abbiamo un problema. Un aereo di linea ha violato lo spazio aereo dell'Obama. Ma che cosa? Velivoli? Impartisco e dispenso. Leggi lingue, un popolo selvaggio. Siamo sotto attacco! Siamo sotto attacco! Ce ne sono centinaia! Abbiamo perso il collegamento video con la sala interrogatori! Prendete Menendez e vediamoci in plancia! Se muove un solo muscolo, uccidilo! Mi hai capito? L'Obama è sotto attacco! Nessuno deve uscire da qui! Sai che non ti ucciderò, David. Ma se non butti quell'arma, uccido il tuo amico. Hai 5 secondi per decidere. Ma come hai...
Smettila. E portati. Menendez è fuggito. Cosa? I miliziani hanno usato alianti per lanciare un assalto aereo all'Obama. Tecnologia stealth, ne abbiamo colpiti una manciata. Stanno facendo a pezzi la nave. Ci servono armi pesanti dalla fine. Hanno ucciso le guardie che sorvegliavano Menendez. Servito. Menendez non poteva farlo da solo. Avrà qualcuno tra i rostelli. Per ora pensiamo a riprendere il controllo dell'Obama. Pronto? Via! Avanti! Section, hanno il controllo dei sistemi di sicurezza automatici dell'Obama. Dov'è Briggs? Dalla server, sotto coperta. Mantengano il fuoco! Vai giù e proteggi Briggs. Ok. Sigilla la sala server, non deve passare nessuno. Presto sarà tutto finito. Buona fortuna. Anche a te. Facciamoci largo qui di Flancher. Seguimi. Abbiamo un altro gruppo di alianti in arrivo. Cercherò di aiutare i nostri come posso. Va bene, io vado in plancia. Da lì proverò a disattivare le difese automatiche. Agli ordini! Faccio fuori! Meglio fare
Harper! I mercenari mi impediscono di raggiungere la sala sicurezza! Viola il terminale! Attiva il controllo manuale delle torrette! Fai subito! Siamo con la sorveglianza. Blocca la porta. Tra qualche minuto e tornerà online. Serve una squadra per superare la parete. Ho perso i contatti con Briggs. Forse è in pericolo. Sorveglianza online. Ok, avvia una scansione facciale su tutta la nave. Troviamo Menendez. La ricerca, database, immagini e sicurezza. Riavviare il sistema è rischioso. Non garantisco che tornerà online. Allora l'alternativa è vedere affondare tutta la flotta. Devi farlo. Serve un'autorizzazione, signore. Briggs! Menendez è appena fuori dalla sala server! Non spegnete i sistemi! Altrimenti Menendez potrà entrare indisturbato! Briggs! Menendez, Briggs sta riavviando i sistemi. Spera di riprendere il controllo delle difese automatiche. I Salazar? In posizione, accanto a Briggs. Ammiraglio Briggs? Pezzo di merda! Mi arrenderò. Sono alla fine. Ti ammazzerò prima che tu possa farlo. Posso capirla. Perché non ordini a Salazar di farlo? Briggs è un bravo uomo, Menendez. Non ucciderlo. Sparagli alle gambe. È vivo. Grazie, Raul. Se oggi trionferemo, l'ammiraglio Briggs capirà perché l'abbiamo risparmiato.
tutte le squadre di sicurezza, comandante Mason. Il SEAL Salazar sta collaborando con il nemico. Pensate ai feriti! Era questo il suo piano. Menendez ha installato un chip di Selerium a bordo e violato i sistemi! Ha in mano la rete satellitare che controlla la flotta di droni americana! Dobbiamo informare il Pentagono. Guardati le spalle. Se Salazar ci ha traditi, chiunque potrebbe farlo. Sta attento. Buona fortuna. In infermeria! Ok, i nostri tecnici devono mettersi subito al lavoro. Dobbiamo trovare l'origine del segnale che controlla i satelliti. Che cazzo è successo? Salazar ci ha ingannati. Era un agente di Menendez. Come cazzo ha potuto farlo, amico? Che stai dicendo? Era dei nostri. Section, squadra di sicurezza Epsilon, abbiamo Salazar, si è reso senza opporre resistenza. Dove siete? Hangar 2. Sto arrivando. Novità su Menendez? Ha preso uno dei caccia, ci è sfuggito per qualche secondo. Ci ha traditi tutti, Salazar! Forse non oggi, Section. Ma domani vinceremo tutti. Non tutti. Sia all'ascolto, parla il comandante Mason. La nostra rete difensiva è stata compromessa. Pronti all'evacuazione. Abbandonare la nave. Ripeto, abbandonare la nave. Ripeto, l'Obama è andata!